Buongiorno, lo dicevamo poco fa, ieri Banca Italia ha pubblicato i dati relativi ai mutui certificando un aumento dei tassi sui nuovi prestiti. A cosa sono dovuti gli aumenti? Un po' lo sappiamo e cerchiamo anche di capire però qual è la situazione del mercato dei mutui in questo momento. Lo facciamo con Giambattista Baccarini, che è presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e anche chi ci vede da casa. Buongiorno Baccarini, allora 3,23, questa è la percentuale che ci consegna Banca Italia, partiamo da qui. Beh sì, c'è stato un aumento, anzi direi da luglio, quindi circa da 6 mesi, è il terzo aumento nel giro di 6 mesi, da uno 0,5 nel primo aumento di luglio si è passato a uno 0,75 a settembre e un ulteriore 0,75 a novembre. Quindi da 0 al 2% nel giro di 6 mesi sicuramente è un aumento che fa suonare un campanello d'allarme, anche se ricordiamolo che i tassi di interesse sono comunque ancora molto contenuti, perché parliamo di un tasso fisso che va da un 3 a un 4% e un tasso variabile da un 2 a un 3%. Quindi credo che dobbiamo più che altro essere preoccupati, a mio parere, dei criteri di accesso al credito che saranno nei prossimi mesi più stringenti, cioè le banche saranno più attente a erogare mutuo, a valutare il merito creditizio, perché ovviamente le famiglie italiane hanno, come tutti noi ovviamente, degli aumenti legati ai rincari energetici, legati ai beni di prima necessità, legati al carburante, insomma al costo della vita che aumenta, quindi una minore capacità di spesa, una minore capacità di risparmio, e quindi che prima la banca concedeva 200.000 euro al nucleo familiare, oggi alle stesse condizioni concederà, per dire, 150.000. Certo, poi c'è tutto il tema dei mutui agli under 36, abbiamo visto che insomma durante l'anno è stato molto, molto apprezzato, molto utilizzato. C'è tempo fino al 31 dicembre, secondo lei potrebbe essere rinnovato anche per l'anno prossimo? Sì, assolutamente sì. Nel testo attuale della legge di bilancio è prevista una proroga per tutto il 2023. Noi abbiamo chiesto come federazione una proroga a 3 anni, visto che la NADEF prevede una visione giustamente a medio e lungo termine, cioè triennale, riteniamo che debba essere reso strutturale per 3 anni, perché è una misura che oggettivamente ha portato a un incentivo, a uno stimolo appunto ai giovani per acquistare la casa, visto appunto le agevolazioni in termini sia di minor spese correlate all'acquisto che appunto di soprattutto possibilità di accedere a questo, all'acquisto della casa, avendo la garanzia dello Stato appunto fino all'80% per quanto riguarda i mutui da contratti. Nel frattempo abbiamo anche la notizia dal Censis, gli italiani adorano avere una casa di proprietà, abbiamo un 70% e addirittura molti in più vorrebbero una casa propria, ma insomma magari hanno qualche difficoltà per l'acquisto. Ci racconta un po' il mercato tra acquisto e affitti in questo momento, appunto come sta? Beh, il mercato ancora oggi ha un andamento positivo. Noi chiuderemo quest'anno, cioè il 2022, con circa 775.000-780.000 compravendite residenziali, quindi sarà un più 4,5 o più 5% rispetto al 2021. Teniamo conto che il 2021 è stato un anno veramente incredibilmente positivo per il mercato immobiliare, perché si sono raggiunte circa 750.000 compravendite, e per raggiungere questo numero bisogna aspettare oltre 20 anni che non si raggiungevano questi dati, con un aumento medio di un 3% dei prezzi. E i dati dell'Agenzia delle Entrate ci dicono che il primo trimestre del 2022 è stato un più 12%, il secondo trimestre un più 8,6%, il terzo trimestre si è chiuso pochi giorni fa a più 1,7%, secondo noi il quarto trimestre sarà negativo rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso, proprio in virtù dell'inflazione a doppia cifra e delle preoccupazioni legate, come dicevamo, ai rincari energetici e anche al lieve aumento dei tassi di interesse. Però diciamo un andamento positivo, più che altro le proiezioni e le preoccupazioni diciamo sono più riversate verso i primi mesi del prossimo anno, proprio in virtù di tutto ciò che ci siamo detti, anche i timori legati ai rincari energetici. Però è anche vero che oggettivamente diciamo il mercato ci dice che nei momenti di timori e di incertezze, come è stato il periodo pandemico, come è stato questi ultimi mesi legati al conflitto militare e alle preoccupazioni appunto dei rincari energetici, le persone, i cittadini cercano nella casa il bene rifugio per eccellenza, e soprattutto gli investitori immobiliari la ritengono la scelta più sicura di tutela dei propri risparmi, anche e soprattutto in relazione agli effetti inflattivi. Ecco, però visto il rialzo dei mutui di cui parlavamo all'inizio, ci sono molte
persone così che dicono forse il momento più sbagliato per comprare casa è proprio questo. È vero? Cioè nel senso che aspettando un po' magari nei primi mesi dell'anno la situazione potrebbe migliorare, oppure non c'è mai un periodo sbagliato, perché come ci diceva l'acquisto di una casa comunque un valore perché è un bene rifugio? Ma guardate, molto semplicemente, se noi pensiamo che oggi tenere dei risparmi in casa dico in banca, insomma comunque non investiti, con l'inflazione a doppia cifra, è chiaro che se anche ci indebitiamo, anzi la dico in maniera diversa, conviene indebitarsi oggi con un mutuo, ovviamente tenendo conto della possibilità di accedervi, quindi di avere dei criteri, diciamo, di merito creditizio per potervi accedere, compresa la garanzia di cui abbiamo parlato prima per gli under 36 da parte dello Stato. Ecco, conviene paradossalmente indebitarsi, perché se ci indebitiamo al 4%, ma con un'inflazione al 12%, è normale che si debba in qualche modo prevedere degli aumenti, diciamo, dei tassi, per quanto fastidiosi. E vi dico, vi anticipo che già nei prossimi mesi la Lagarde, ma l'avrete appunto registrato anche voi, la Banca Centrale Europea ci dice che ci saranno degli ulteriori aumenti. Però ecco, ripeto, è importante e soprattutto conveniente oggi, più che tenere dei risparmi fermi, diciamo così, nei depositi bancari piuttosto che liquidità nei conti correnti, conviene investire appunto nell'immobile e metterlo, per chi ha già la casa appunto a reddito, cercando di appunto di mettere a disposizione appunto a livello locativo, sia per le locazioni brevi che le locazioni ordinarie. Lunghe. Baccarini, fisso o variabile? Mi sembra una domanda scontata. Fisso. Beh, allora, diciamo che io dico sempre dipende da come uno, diciamo, è fatto a livello caratteriale, nel senso che se uno vuole la certezza, la tranquillità massima, è chiaro che paga un pochino di più oggi, circa un punto in più percentuale, e fa un tasso fisso. Chi invece, non dico che è amante del rischio, ma insomma, diciamo che preferisce essere un pochino più confidente, ecco, diciamo così, nel futuro di non eccessivi rialzi, farà un tasso variabile. E da questo punto di vista credo sia opportuno rivolgersi a dei consulenti del credito, credo siano le figure più adatte, diciamo così, per valutare il merito creditizio e anche le caratteristiche, diciamo, io dico empatiche, personali di ognuno di noi. Mi viene in mente, per esempio, ci sono delle società come Auxilia Finance SPA che fanno questo di lavoro, e credo siano le figure più adatte, anzi consiglio i cittadini a rivolgersi a loro. Insomma, dai, non è una passeggiata a comprare casa, meglio farlo bene, ecco, per non pentirsi in futuro, che è la cosa peggiore. Ecco, magari una cosa interessante, anche visto che le persone sono abbastanza preoccupate di questi rialzi dei tassi, è il fatto che teniamo conto che negli ultimi 5 anni il 70% degli italiani hanno contratto un tasso fisso, quindi è chiaro che chi ha contratto un tasso fisso, perché il tasso fisso era intorno all'1%, anche meno, è chiaro che non ha problemi di nessun genere per gli aumenti che si sono registrati negli ultimi tempi. Ecco, questo è chiaro. Grazie a Giambattista Baccarini, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a voi.